Siete tornati da una vittoria che era quella che praticamente necessitava per questo periodo davvero complicato del Crotone. Intanto, com'è l'umore della squadra e soprattutto lo stato di salute di molti calciatori, dei quali ancora crediamo insomma siano problemi di infermeria? Sì, è normale che quando si vince l'euforia sale, la stima sale, quindi c'è più serenità e quindi abbiamo la possibilità di lavorare con uno spirito diverso, non con l'angoscia ma con la voglia di sperare di migliorarci. Quanto all'infermeria, siamo ancora fermi a quando eravamo martedì che siamo partiti per Messina. Questi ragazzi stanno cercando di fare le terapie, le cure, stasera vedremo e speriamo magari qualcuno di recuperarlo. Chiaramente lei è arrivato da poco, il Crotone però nelle 5 volte giocando fuori casa e vincendo poi ha fallito il contraccolpo casalingo, cioè ha vinto fuori casa però non è mai riuscito a vincere in casa, è successo per 5 volte, deve sfatare anche questo tabù. Sicuramente non è un dato casuale, i numeri non mentono e quindi ti ringrazio di avermelo fatto presente, perché stasera bisognerà proprio lavorare anche su questo aspetto, oppure oggi pomeriggio dovrò veramente stare concentrato su questo dato, perché è fondamentale per domani sera. Ma guarda, gli avversari hanno tutti i punti di forza, quando tu giochi contro una squadra quella è sempre la più forte, è inutile stare a spiegare se giocano col 3-4-3, col 3-5-2, col 4-3-3, è un problema non nostro ma è un problema che devono scegliere loro, soprattutto il loro allenatore. Noi dobbiamo trovare dentro noi stessi un percorso che sia diverso a quello che i ragazzi hanno fatto finora.